Questa è la nostra rubrica che si chiama Giovedì Cinema e con me c'è Paola che naturalmente ogni giovedì ci delizia con qualche nuovo film. Ben trovata, buongiorno. Buongiorno, diciamo con qualche film di tempo fa che però rinnoviamo lo sguardo sui film di un tempo. Esattamente, anche perché poi alla fine i film, quelli vecchi, sono un po' come un comfort food, quindi quando tu vedi un film che hai già visto, non so, per esempio io parlo di me con Borotalco che avrò visto qualcosa come 15-16 volte, forse anche qualcosa in più, dove conosci tutte le battute a memoria, manco fossi l'attore, insomma ti senti quasi più come a casa tua e questa cosa ti conforta soprattutto dopo una giornata stressante. Oggi parliamo della sposa cadavere e delle altre storie, quindi lo facciamo insieme con la nostra Paola. Dici tutto. Sì, allora, La sposa cadavere è un film di animazione di Tim Burton, è il secondo film che lui realizza con la tecnica dello stop motion, perché prima c'è il The Nightmare Before Christmas, non so, che ne parleremo a Natale di quello, anche se c'è Halloween pure lì, però vabbè, lo possiamo consigliare anche Nightmare Before Christmas eventualmente. Ma Tim Burton, che di film poi ispirati a Halloween ne ha fatti parecchi, anche Il mistero di Sleepy Hollow, quindi ne approfitto per lanciare questi titoli e consigliarli visto che Halloween è alle porte. Ho scelto La sposa cadavere un po' ispirandomi sicuramente al prossimo Halloween che sta per arrivare, anche perché trapela il vero significato di Halloween da questo film di animazione, che è sostanzialmente quello di non avere paura di andare ad ascoltare la parte più profonda di sé, quindi il mondo più introspettivo, quello dove si trova però anche il cuore, e di far parlare questa parte, seppur a volte si potrebbero incontrare dei piccoli scheletri all'inizio che non ci piacciono tantissimo, i famosi scheletri nell'armadio, ma è quello che insomma La sposa cadavere racconta tra le altre cose. Io adesso prendo in considerazione questo aspetto. La protagonista Emily è una sposa che non è potuta diventare sposa e quindi è rimasta in un limbo, purtroppo realmente, perché non ha più la vita, in attesa di, con questo vestito da sposa, in attesa che qualcuno realmente la porti all'altare. Quindi questo limbo, questo incastrarsi del suo sogno, che appunto stava lì lì per realizzarsi e non ci è riuscito, la fa stare appunto in una stasi, finché non succedono delle cose che smuovono gli eventi. Ma è interessante vedere come lei sia arrivata a sposarsi quasi con un truffatore, quindi non a sposarsi con una persona che l'avrebbe resa felice, pur di scappare, perché di fatto scappò prima appunto che gli eventi cambiassero per lei, proprio per fuggire in realtà da un sistema e per seguire il proprio cuore, anche se all'inizio questo cuore la portava verso la persona sbagliata, però lei fuggiva da un sistema sociale fatto di stereotipi, di manipolazioni, di apparenza, di credenze. E i personaggi che arrivano in realtà poi a fianco a lei, Victor e Victoria, stanno ugualmente ascoltando il loro cuore, e questo nel momento in cui loro inizieranno ad ascoltare il loro cuore li porterà a realizzarsi proprio uscendo da questo sistema sociale, e difatti ci sono i loro genitori e gli altri protagonisti che sono ingrigiti, cioè sono proprio, credono di essere quel qualcosa che sì, in realtà no, non sono. E quindi è bello vedere come il mondo dei morti è vivo, festeggia, fanno le feste, si divertono, sono colorati, e quello dei vivi è un po' tutto grigio perché è intrappolato all'interno di questi stereotipi e di queste credenze. Sì, sì, ma poi questo film forse dà anche lo spunto, come si dice sempre, per questa diatriba della quale tanto si parla, no? Se Halloween sia festa da festeggiare oppure no, perché chiaramente anche qua ci sono tante, tante cose che vengono a galla, però se uno prende, diciamo così, fuori da ogni contesto, soltanto gli aspetti più simpatici, ludici di questa ricorrenza, può anche essere una cosa che mette tutti quanti d'accordo. Sì, sì, infatti a proposito di questo, due cose, una su Halloween e un'altra sul discorso degli aspetti ludici. Intanto, volendo vedere qualche altro film ludico che ci parla, La morte ti fa bella, sì, per esempio, oppure Le streghe di Eastwich, ma
Per l'horror invece consiglio proprio l'Halloween di Carpenter del 1978, se non volete dormire, però vabbè, quello okay, è però nonostante va bene. esatto, va bene. Però Halloween in realtà significa santo, deriva dalla festa del Capodanno celtico e ha proprio questo significato di esorcizzare la morte, di superare questa paura festeggiando e ringraziando per quello che si ha. E i Celti, arrivati a questo punto dell'anno, avevano il raccolto, avevano il bestiame e quindi potevano stare tranquilli per tutta la parte più oscura dell'anno, cioè per l'inverno. Allora festeggiavano e dicevano: abbiamo vinto in qualche maniera su quello che è il mondo oscuro, su quello che possono essere i pericoli della morte. E quindi era come se questi due mondi si incontrassero, no? Si assottigliasse questo velo e tutti facevano festa. C'è anche Coco, che è un bel film di animazione che racconta questo, ambientato in Messico. Bene. Grazie, anche quello. Grazie di tutti quanti questi consigli, sono veramente tantissimi. Ci ritroviamo il prossimo giovedì. Grazie Paola, buona a giornata. Giovedì. Ciao.